Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale, io sono Grace, proseguiamo oggi la nostra avventura con il gioco di Fallout 4, siamo precisamente al 60° episodio. Allora, dunque, l'ultima missione abbiamo svolto fiducia in se stessi, che dovevamo aiutare Travis ad avere un po' più di fiducia appunto in se stesso, per quanto, visto che lui lavorava in una stazione radio e alle altre persone non piaceva com'è che lui andava a parlare, intrattenere l'audience, diciamo così. Sono tornato a Sanctuary, no? A lasciare giù un po' di rottamaglia che avevo accumulato e il paese era sotto attacco. Allora cosa ho visto? Ho visto che i nostri compaesani mi hanno inculato un paio di tute atomiche. Allora cosa ho fatto? Allora, quelle che sono riuscito a trovare le ho messe qua in casa, nascoste qua. Tutte qui le ho messe. Adesso stavo girando appunto perché me ne mancava una. Perché Fidati di me, ho un po' di questa persone qui sotto. non ce l'hanno Le toccata. Le fatto altre invece pensare che che erano stessi non ammazzando Travis. lì per i fatti loro, sono state inchiappettate. Un'altra, l'ultima, l'ho vista in casa, da qualche parte, e molto probabilmente qualcuno la sta utilizzando. Non riesco a capire chi. Eccola qua. Grazie per l'aiuto. È stato un piacere. Tempismo perfetto. Ok, Senza di adesso te però mi dammi sa la che tuta. avremmo fatto una brutta fine. Comunque, grazie per l'aiuto. Ok, Devi ma uscire da quell'armatura atomica. Certamente. cioè, vattene a trovare una per i fatti tuoi oppure compratela in negozio da qualche parte. Allora, riportiamo la nostra tuta atomica in casa. Sei affatto male. Onde evitare che ci inchiappettano anche questa. E nascondiamola da qualche parte. Ok, io direi mettiamola qua. Poi successivamente, una volta che miglioreremo i nostri punti abilità, adesso ne abbiamo 6 a disposizione, avevo pensato di metterli in armaiolo e fabbro e anche fanatico di armi, in modo tale che così potremo andare anche a migliorare appunto la nostra tuta del volto che abbiamo su. E a migliorare anche i adesso lo andiamo a fare adesso e a migliorare anche appunto l'armatura atomica. Dobbiamo apprendere anche scienza perché se no alcune pistole, ad esempio laser, non possiamo migliorarle più di tanto. Successivamente, ragazzi, allora dunque possiamo andare a vedere un po' qualche altra missione. Allora, vediamo un po'. Porte Psycho a Mama Murphy, vabbè, quello lì lo farò più successivamente. Questa è documentazione tecnica per i cavalieri d'acciaio. E altre cose varie. Dunque, vediamo un po'. Rifugio Mercer. Innanzitutto, sì, siamo abbastanza vuoti come inventario. Vediamo un po', rifugio Mercer è questa zona qua. Quindi io direi che potremmo fare un bel viaggio rapido. Magari qua. Ok, allora vediamo innanzitutto con quale armamento partire. 10 mm, pistola 10 mm, 237 proiettili. Ok. Perfetto, allora dobbiamo andare verso di là. Arma in pugno, carica. Il nostro amico Strong è ancora dietro di noi. Allora, cerchiamo di proseguire senza imbatterci in scaramucciole inutili o combattimenti inutili, come volete dire voi. Allora, 72, 60.
Pam, qui sono cazzi, eh. Allora, per i super mutanti andrei a utilizzare un altro tipo di fucile. Calibro 45, danno 49. Calibro 44, danno 60. 45, danno 49. Ok. Qui è rissa fra mutanti, ragazzi. Ok. Ok. Allora, vediamo un po'. Scappo munizioni granata. Ricarichiamo. Granata. E l'altro dov'è che abbiamo seccato? Strong, dobbiamo andarcene di qua. Ok. Staff munizioni. Asse tagliente. Vediamo quanto danno fa. Danno 48. Vabbè, prendiamoli e la diamo a Strong. Mi manca un cadavere che non trovo. Vabbè, pazienza. Allora, andiamo verso l'obiettivo. Forse era questo. Sì, munizioni 38. Allora, qua c'è un bel laghetto e presuppongo che sia radioattivo, quindi lo eviterei. Poi farei un bel salva, ragazzi, che è sempre cosa buona e giusta. Sento di... Ok, ghoul andato. Tappo, piastrina di identificazione. Sento qualche altro rumore, ma non me lo segna nella mappa. Allora, abbiamo un 6 metri avanti sul in alto. Là. Però lì non ci arriviamo, da qui, no? Da 3 nemici anteriori. Ore 12. Ah, mi sa che sono... Mi sa che sono qua dentro, infatti. Ok, ne dà ancora uno. Coltello no. Cacciavite... Ma vaffanculo, mi hai fatto spaventare. Ci arrivano da dietro. Oh, basta ragazzi. Sì, sono un bordello. E sono anche belli resistenti. Oh. Oh, basta che mi impacchierate con le radiazioni. Ok, ce ne sono ancora, come segna altri due sulla mappa. Allora, tappo forcina, macchina di giocattolo, vabbè, tappo munizioni, tappo denaro, prendiamo, nastro americano molto utile, solvente industriale sigaretta. Cartucce per fucile, palla da birra frega. Sono il lietto anche no. Altri che abbiamo ammazzato allora. Questi erano i primi. Morto non serve. Noi pre-
Esatto, Stronga. Il morto non serve, prendiamo noi, raccattiamo noi la roba. Ok. Dunque, vediamo un po'. Allora, l'obiettivo missione è là sopra. Qua non c'è niente. E vediamo un po' i dati della missione. Rifugio, prendi sicuro questo luogo. Quindi usa l'officina. Ok. Strong, allora tappo munizioni, prendiamole, tipo bruciato, cornice, lampada, preveniente. Qua c'è un terminale difficile, ma sarà per la cassaforte, quindi io vado con lo scassinamento, scassinatura, ok, perché sinceramente hackerare il computer è una menata, ragazzi. Tanto di forcine ne abbiamo un bordello, quindi possiamo permetterci di scassinare. Ottimo. Allora, munizione, tappo, questo frega, mi questo frega niente. Ok. Allora, vediamo un po', Strong. Qui c'è una scala che scende, qua c'è una porta, possiamo passare anche di là, ma scassinandola appunto possiamo aumentare la nostra esperienza. Bene. Anche se ci dà pochi punti, però è sempre utile. Allora, quindi qui possiamo scendere. Vediamo un po' di qua cosa c'è d'altro. Tappo, accendino, orologio d'oro, mantello no. Poi andiamo di qua, coltello, niente, bottiglia in occhio, la stazione da denti, guantone da baseball e palla da baseball, niente, niente che ci può interessare. Allora, vediamo di qua, accesso non c'è nulla, qua c'è la scala per salire, quindi allora, io direi, guardiamo prima sotto cosa c'è. Allora, seminterrato del municipio. Invece di sopra. Allora, scrivania niente, schedare niente, la sveglia e cartellette. Dunque, di qua non vedo più niente da raccattare, neanche sotto. Perfetto. Allora, cacciavite, denti di ratatouille, raccattiamo, macchina giocattolo, provetta ricerca no. Ah, qua c'è la password del sindaco. Allora, cacciavite, scrivania niente. Diamo un'occhiata in giro, poi prendiamo la password del sindaco. Allora, tappo, munizioni. Carabina no e questo no. Quindi allora vediamo sto tipo qua cos'è che ci dà. Allora, bottiglia molotov prendiamo. Poi braccio destro, armatura da combattimento, braccio sinistro, gamba sinistra, granata frammentazione prendiamo, lanciamissili ce l'abbiamo.
Comunque bene, iniziamo a prendere, casomai se poi abbiamo troppo peso, vediamo cosa lasciare giù. 9 missili, munizioni, olio nastro di sel. Di sale. Olio nastro di sale. Ok, andiamo a sentire direttamente. Provviste varie. Varie. Olio nastro di sale. Ecco qua. Quindi ci dovranno essere dei tesori e saranno al piano sotterraneo. Dunque ci è andata anche una password che magari poteva essere quella di questo computer qua. Sì. Allora, comandi della cassaforte, rapporto di full budget, praticamente. Discorso, frega niente, e la cassaforte frega niente. Ok, io direi che possiamo andare giù. Facciamo magari un salve, ragazzi. Entriamo. Ok, allora. Andiamo un po', eh. Allora, matita, cartelletta, bottiglia. Martello, sigaretta, prendiamo sigaretta. Ciotola frega niente. Vecchia spazzatura umana. Allora, Peggio le mie terminale, vediamo un po' esperienze. se c'è qualcosa di interessante. Registri degli impianti. Ok. Allora, vediamo la mappa veloce. Ok, allora adesso ci manca questa porta qua, anche se ci dà la missione di là, però controlliamo lo stesso, ragazzi. Un po', magari si sente qualcosina di interessante da raccattare. Ardua, porta ardua, adesso lo facciamo, più o meno la polvere no. Qua. Bicchiere, ma strano che non ci sia nulla di interessante, eh? Allora, qua. Ti do il benvenuto ai tesori di Jamaica Plain. Il sistema di sicurezza è attivo. Per favore, mostra il tuo ID. Documento del custode di Jamaica Plain, prendilo. Ok, va bene, frega niente. Adesso vediamo di disinnescare tutti questi cosi qua, eh. Oppure trovare un altro tesserino. Questo qua, niente. Allora, vediamo un po'. C'era questa porta qui ardua. Magari riusciamo a passare anche di qua, volendo.
Chiave degli archivi di Jamaican Plain, prendiamolo. Poi, scuola pasta anche no. Codella in cerame, chiave combinata. Lampadina, documentazione tecnica, prendiamo. Poi. Roba dappertutto, per umani è caos. Spazzolino da denti, no. Nastro americano. Ok, allora lì c'è una cassaforte che ho già visto. Stacchi di sigarette, fantastico, l'orologio d'oro prendiamolo. Allora, possiamo passare di qua. Mi sa che aggiriamo tutti quegli allarmi là che abbiamo visto prima, ma intanto scassiniamo la cassaforte. Allora, dai. Ok, perfetto. Calibro 50, denaro, forchette, munizioni e questo anche no. Allora, vediamo un po', cosa c'è di qua. Allora, due robot per la sicurezza. Strong, cosa... Dove cavolaccio sei andato a finire? Allora, password del sindaco di Jamaica, ok, questo è uno. Scatole di attrezzi, grande, modello base, un altro. Cosa da fare? Allora, quindi scassiniamo questi. Chiaro, fusibile, nastro americano. Facciamo un bel salve, ragazzi. Allora, potremmo usare la password del sindaco e mi sa che ci apre lì. E poi vedere un po' se riusciamo andare a disinnescare di là. Comandi a porta di sicurezza, apri la porta. Apertura porti, perfetto. Ok, e quello è. Poi c'è un terminale qui e un terminale là, vediamo un po', difficile. Sono dentro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Comandi. Selezioniamo la modalità, tutore della legge, e attiviamo l'unità. Ok, quindi non va. Tutore della legge. Proviamo a attivare anche l'altro, vediamo un po' cosa ci dice. Difficile anche questo. Ci siamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, comandi del protection, vediamo un po'. Seleziona modalità. E attivo unità. Strano che non si attivano. Vediamo se ci dice qualcosa qua. No, qua è solo per la porta, niente. Solo, anche sì, solo per quella porta. Vediamo di là.
se magari ha disattivato il congenico. Sì. Però c'è una torretta del cavolo. Due torrette del cavolo. Ok, andiamo a aiutare il nostro amico Strong. E raccattiamo queste cose qua, munizioni, circuito, valvola. Ce la fai Strong? Ok, questa porta qui la apriamo con il pulsante normalmente e ci ritroviamo ancora qua. Ok, proseguiamo, vediamo un po' cosa succede. Facciamo un bel salva. Pulsante. Ok. Allora. Parla massa. Probabilmente questi qua dovrebbero valere perché parlava di tesori. Ma vieni. Vabbè, noi raccattiamo, poi vediamo un po' il valore che hanno. Fotocamera, box, matita da reporter, vabbè. Libro di storia rovinato. Vabbè, se è rovinato o no. Mappamondo, bandiera, olonastri, terminale dei tesori. Altro non vedo, fermamente in giro. Allora, prototipo di scanner biometrico. Sega per niente, lenti di ingrandimento. Qua, scatola di sigari, non ho appeso niente, cornice in legno, cornice normale, orologio, medaglione prendiamo, vestito verde lavato, maglione e pantalone anche no, vaso coloniale, vabbè, prendiamo. Allora, vediamo un po' il computer cosa ci dice d'altro. Qua di nascosto non vedo niente. Raggruppamento di umani distrutto. Niente trappole o mura per proteggerli. Chiudiamo la porta che non si sa mai. Allora, ascoltiamo i due. Funzione dell'olonastro. Tesori, questa via. Benvenuti ai tesori di Jamaica Plain. All'interno di questa capsula temporale, voi, i nostri discendenti, troverete gli oggetti e i ricordi che abbiamo conservato nell'anno 2077. A voi, 200 anni nel futuro, questi cimeli potrebbero sembrare ridicoli, ma speriamo possano ricordarvi il nostro ruolo nella storia, oltre che il vostro. Come noi abbiamo gettato le fondamenta del mondo in cui vivete, voi farete altrettanto per le prossime generazioni, che possa essere un futuro radioso. Vi auguriamo ogni bene dal lontano 2077. Sono il sindaco Alissa Park, a nome della città di Jamaica Plain. Ok, l'altro, inventario dei tesori. Avviamolo. Tesori, allora, tavole centrali, tavole centrali. Mondo bandiera, ok. Ok, professore scienze medicina, esposizione arti e vi, ok, vabbè è tutto un'esposizione, tutto l'elenco di quello che c'era qua, istruzioni dell'olonastro, vabbè possiamo prenderli, no, sono dispositivi, una maledizione rara del 2007. Potete riprodurre gli olonastri con il terminale, vabbè, possiamo prendere. Vediamo il terminale cosa ci dice. Ah, però
permette solo di riprodurre gli ordinati che abbiamo appena sentito. Allora, d'altro di interessante qua non vedo. Vediamo un po' allora la nostra missione. Rendi sicuro, quindi usa l'officina. Ok. Allora, vediamo un po' di raggiungere l'officina. Anche perché il luogo mi sembra che l'abbiamo reso sicuro. Allora, 23 metri. Armati. Qua c'è un cocomero, ma anche no. Allora, cestino per noi, prendiamolo, una mia scuola. E qui è tutto un po' da controllare, ragazzi. Cocomero ancora. Vabbè, possiamo prenderlo casomai poi magari riusciamo a piantarlo nel nostro orto. Vediamo un po'. Qua niente. Piedino, acqua sporca, la prendiamo che poi la purifichiamo, vediamo un po' qua sotto. Valigetta base. La bandiera americana, cappello elegante, niente, prendiamolo. Poi c'è una valigetta lì, qua davanti. Nulla di interessante. Munizioni, prendiamo. Allora. Ok. Vediamo cosa è munizione nostro americano. Tappo. Allora, vediamo dov'è che è sta officina. Dai, il segnale me lo dà qua. E vediamo anche. Sento rumore. Vai, Strong, sentite. Ok, quindi mi sa che dobbiamo costruire qualcosa. Costruisce le difese. Allora, vediamo un po'. Due torrette, difese. Dunque, le possiamo mettere a difese. Ah, solo di questa zona qua. Quindi direi una. La vorrei mettere in alto. Magari qua. Ok. Quante ne dobbiamo costruire? Vediamo un po' la missione. Ah, ancora una. Ok. Dunque, vediamo un po'. L'altra l'andrei a mettere al lato opposto, magari. Ecco, lì sopra la vorrei mettere. Qua. È fattibile la cosa. Sì, però giriamola così. Ok, perfetto. C'è già la gente che arriva. Tanto eliminiamo un po' di rottamaglia che c'è in giro. Tanto non serve a niente a nessuno questa roba qua. Quindi abbiamo messo una lì e una di là. Così abbiamo coperto quelle due zone lì. Volendo se ne possono mettere anche altre.
Però se la missione ce ne dice 50, affidiamoci alla missione. Altre cose, questa rottamaglia qua la buttiamo via. Ok, perfetto. Allora, questa zona qui naturalmente, ragazzi, come ho detto prima, occorre con calma mettersi lì con calma per illustrarla bene. E appunto, come vedete, ci sono sempre delle cose interessanti da andare a raccattare, tipo magari cassaforti nascoste o quant'altro. Ok, qua nulla, nulla d'altro di interessante. Questi lasciamoli di qua che non si sono minacciati, però li prendiamo. Li lasciamo lì che magari vengono buoni magari a costruire qualcos'altro. Allora, vediamo un po' allora la missione cosa dice. Fai rapporto a PAM. Allora, mappa. Andiamo qua direttamente col viaggio rapido. Ok, becchiamo il Prego Iddio che robottino l'istituto non ci trovi qui, almeno non che è tanto presto. qua. Calcolo, la presenza dell'istituto aumenta del 52% la probabilità di rilevamento lungo le vie settentrionali. Del 52%? Così diventa troppo pericoloso. Fixer, che ne diresti di tornare di nuovo nel vivo dell'azione? Quindi? Ok, La situazione è così grave. potenzialmente catastrofica. Abbiamo un problema con la dottoressa Amari. Non la conosci? Lavora a Good Neighbor e ha un ruolo essenziale per noi. I sintetici vanno all'antro della memoria per farsi impiantare nuovi ricordi dalla dottoressa e poi andarsene via. Ma il suo ultimo paziente è rimasto bloccato laggiù. La via di fuga è compromessa e dobbiamo trovare una soluzione. Da noi l'abbiamo già conosciuta quella tizia là. Perché i sintetici si procurano nuovi ricordi? L'intervento mnemonico è volontario. Ogni sintetico ha le sue ragioni per farlo. Molti lo fanno per non essere catturati. I sintetici non sanno nulla del nostro mondo. Per loro è facile tradirsi e attirare l'attenzione su di sé. Pam, e se deviassimo attraverso Lexington? La centralina è un fulcro delle attività dell'istituto. Le probabilità di rilevamento aumentano sensibilmente in prossimità di tali zone. Meno paroloni, Pam. Dice che non possiamo effettuare operazioni nei pressi della centralina. I Gen 1 che occupano la via originaria devono sparire. Perché ucciderli è il nostro piano B? Domanda eccellente. Attaccare le posizioni fortificate dell'istituto non è uno scherzo. Non voglio rischiare i miei migliori agenti, se non è strettamente necessario. Dì alla dottoressa Amari che non ci saranno deviazioni. Libererai la via di fuga originaria. La missione è cruciale, perciò non fallire. Sono molto occupato. A meno che non ti serva la mia esperienza in campo medico, disturba qualcun altro. Ricordi Ci sono novità, interrotti. Doc? Sono fuori dal giro. I malati e i feriti occupano tutto il mio tempo. Credo che passerò. Bene. Allora, andiamo da Contatta la dottoressa Amari, ti darà Pam. più dettagli sulla via di fuga. Impostazione interfaccia uomo-macchina al 100%. Buonasera, agente. Costruzione del rifugio Mercer confermata. Ricompensa erogata. Si richiede assistenza aggiuntiva. Ho le coordinate di un deposito segreto. Contiene risorse vitali per la nostra organizzazione. Railroad Alpha ti ordina di trovare il deposito e proteggerlo da eventuali presenze ostili. Quello c'è nel Che cosa c'è nel deposito. deposito? Il contenuto è classificato. Tuttavia, il deposito aumenterebbe del 2% l'efficacia della nostra organizzazione. Attenzione, margine di errore del 3%. Il deposito è stato nascosto seguendo i protocolli di controsorveglianza tattica. Può essere individuato e sbloccato dal dispositivo RFID a distanza ravvicinata.
Come funziona il dispositivo? Il dispositivo è calibrato per identificarti come il colonnello Johnson della Defense Intelligence Agency. Il colonnello Johnson è autorizzato ad accedere all'equipaggiamento militare della DIA nel Commonwealth. Perfetto. Basterà mettere il deposito in sicurezza. Altri provvederanno a trasferirne il contenuto. Disattivazione interfaccia uomo-macchina. Dispositivo RFID. Prendiamolo, ci serve per quella missione lì. Bingo. Quindi, allora ragazzi, abbiamo due missioni che ci sono state affidate. Allora, bingo che è questa qui, che è un'altra zona da rendere sicura. E poi ricordi interrotti, che dobbiamo andare ancora dalla dottoressa Mari a Burg Nable. La scomparsa, che è la missione che abbiamo preso dall'investigatore privato là nell'ufficio. Curva di apprendimento, che è una missione, presuppongo, ripetitiva dei cavalieri d'acciaio. Il mare splendente è quella principale. E questi sono dei andare a ripulire questa zona qua. E poi vabbè, ci sono le varie. E ce n'è ancora un bel po' di cose da fare. Ok. Va bene, amici, io direi che il nostro episodio termina qui. Spero che la nostra avventura vi stia piacendo, e in tal caso, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Se vi è piaciuto il filmato, lasciate un bel like. Vi ringrazio per avermi seguito, ci vediamo con il prossimo gameplay. Un saluto a tutti da GraceGamer78.